Un saluto. Cerco di riaffermare qualche concetto più ampio di quelli che ho portato alla luce su questo canale e sul secondo canale YouTube fino ad oggi. L'eliocentrismo non è mai stato dimostrato. È una religione basata sulla dottrina dell'uomo, un ulteriore schema diffuso a tutte le persone per farle pensare e credere sia così. Spesso sento parlare di elettromagnetismo e quello che vediamo qui è una raffigurazione di un campo magnetico. E quello che vediamo qui in mezzo è una specie di muro bloccato, che nel campo magnetico viene chiamato piano inerziale. Ovviamente questo non può funzionare su qualsiasi globo. E la domanda è per quale motivo nessuna università ha mai approfondito alcuna ricerca fino ad oggi sul modello magnetico ponendolo sul globo? Perché ovviamente funziona invece perfettamente sulla terra piana, sul piano dielettrico nel centro, sul piano inerziale, su questo muro bloccato di un magnete o piano inerziale. Questa che vediamo è un'immagine di Ferrocell. Ovviamente non esiste alcuna spiegazione e nessuno è mai stato in grado di proporre né hanno mai investito denaro nelle università su questa possibilità, ma hanno sempre proseguito spietatamente nell'approfondire solo il modello, perché si tratta solo di modello eliocentrico, che ovviamente è falso, semplicemente prendendo atto delle rilevazioni di mancata curvatura, di astronauti, attori, eccetera, eccetera. Lo scopo del sistema in atto, oltre ad avvelenare le persone attraverso la medicina, l'avvelenamento e la modifica dell'ambiente, la contraffazione della storia e l'insegnamento obbligatorio imposto, è quello di portare avanti le menzogne da alcuni secoli. Perché nessuno tenta di spiegare questo sul globo? Perché funziona perfettamente sulla terra piana. Questa è ancora l'immagine di Ferrocell del campo magnetico, come questa che mostra una rappresentazione tipo fiore della vita con linee di interferenza costruttive e distruttive, e anche qui si vede il piano inerziale. Questa che vediamo invece è una divertente immagine spaziale che tutti ricorderanno, quella di un buco nero diffuso dal sistema di dominio, non solo mentale. Ma tutto quanto dovrebbe funzionare per elettromagnetismo. Se osserviamo l'immagine Ferrocell, si vede chiaramente il flusso magnetico come avviene guardando dall'alto sulla proiezione di un piano piatto, funziona perfettamente. Questa non è una coincidenza. Osservate questa animazione delle correnti a getto riportate su un globo e poi andiamo a riproporle sul piano piatto. E quello che vediamo qui, ancora una volta, è un video Ferrocell e come potete vedere abbiamo nuovamente le linee di interferenza. È esattamente come la rappresentazione del fiore della vita. Molti pensano, ma la Terra piana è un disco nello spazio? E la controinformazione diffonde immagini come questa. No, questo è solo un modello di Terra piana e noi viviamo all'interno. È il solo modo che possa esistere un campo magnetico. Potete anche sorridere o prendere in giro, ma sarebbe bene lavorare sul modello del globo. Ma il fatto è che le accademie non hanno fonti dove fornire risposte su come funziona questo. Tutto quello che vediamo in questi filmati sono raffigurazioni in movimento del campo toroidale all'interno. Trovate molte raffigurazioni del modello toroidale dei campi magnetici. Chi comprende la lingua inglese c'è un canale YouTube che da molti anni spiega tutto questo. Si chiama Tomb of Illumination. Ma quello che dovete sapere è la coincidenza che dalla posizione geocentrica succede che tutti i pianeti si muovono esattamente tutti nello stesso modo. Da Mercurio, Venere, Saturno ed Urano si muovono tutti con lo stesso schema del campo magnetico. Ovviamente qualcuno dirà che si tratta di semplice coincidenza, come la grandezza del Sole e della Luna che nel cielo hanno la stessa dimensione. Una coincidenza? Come il Big Bang? Comunque sia, il modello eliocentrico non ha alcuna spiegazione del perché i pianeti si muovano in questo modo, simile al modello magnetico Ferrocell.